Benvenuti cari pixellini in questo nuovo snack video. Wow! Come avete letto dal titolo, oggi parleremo di alcuni aggiornamenti sul canale. Aggiornamenti che riguarderanno le prossime settimane, i prossimi video che usciranno, nuove serie e anche qualche chicca che vi potrebbe sorprendere. Per prima cosa volevo ringraziare i nuovi iscritti, addirittura siamo saliti di un centinaio in poche settimane, quindi non mi fa altro che contento sia a me che a Marco che a Ozzy, a tutti noi pixelloni. E volevo a voi nuovi iscritti invitarvi a vedere questo video, se volete, dove ci presentiamo e così potete fare un'idea su cosa portiamo e qual è il nostro obiettivo. Oltre a ringraziare i nuovi iscritti, volevo ringraziare anche la vecchia guardia, anche se dire vecchia è un parolone, dato che esistiamo da meno di 4 mesi, che addirittura nelle nostre live entrano anche solo per salutarci, e quindi si è creato questa specie di legame che a noi fa molto piacere, perché questo è il nostro obiettivo, creare una community, e credetevi, è una cosa fantastica, anche se piccola, a noi fa molto piacere, fidatevi. Aggiornamenti. Che aggiornamenti vogliamo comunicarvi? Allora, come ben sapete, feci tempo fa un video, questo, dove vi dicevo che ero costretto, a causa della quarantena, a usare mezzi miei, perché noi registravamo con la fotocamera professionale di Marco i video. Con dei mezzi di fortuna dovevo registrare le mie parti dei video con un microfono non di ottima qualità e il cellulare, mi dovevo un po' arrangiare e tenere la qualità a livello più alto possibile. Finalmente, dato che la situazione si è un po' calmata e qui in Campania è possibile farlo, non so se nelle altre regioni è così, io e Marco ci riusciremo a rincontrare per registrare video insieme. Questo significa che non dovrò più utilizzare questo microfono orribile e non dovrò più usare il cellulare. Finalmente possiamo registrare video con la sua fotocamera in maniera tale da avere un'ottima qualità video e anche un audio più decente, anche perché a livello video ci sta un frame rate un po' ballerino. Vabbè, questi sono problemi tecnici che fortunatamente nelle prossime settimane verranno risolti. E dato che io e Marco ci possiamo rincontrare, riprenderà anche la serie di Orribi Giochi, serie che noi abbiamo messo in pausa perché non potevamo incontrarci, non potevamo registrarla insieme, e quindi portavamo la serie di Anti Orribi Giochi che montavamo io e Oz, nell'altro membro dei Pixelloni. Infatti stava questa nuova serie anti-orribi giochi che, è vero, noi non ve ne abbiamo parlato. Di cosa si tratta? Dato che non potevamo portare gli orribi giochi, portavamo gli anti-orribi giochi, montaggi di giochi che non sono appunto orribili, quindi anti-orribi giochi, però sempre in maniera divertente e scherzosa, e quindi spero che vi facciano piacere questi tipi di video. Se a voi fa piacere, continueremo a farle oltre agli orribi giochi, magari in un altro giorno della settimana. Però noi vogliamo evolvere questo contenuto. Gli orribili giochi possono anche rimanere, però non vogliamo portare solamente giochi brutti. O per meglio dire, vogliamo anche continuarli a portare, però elevando un po' il tipo di contenuto, non semplicemente criticando e facendo un montaggio divertente sotto, perché alla fine è fine a se stesso, ma anche portare una specie di studio dietro questa cosa. E questa è una delle chicche che vi vogliamo portare, sarà un nostro nuovo format che mano a mano, con un po' di lavorazione, riusciremo a fare. Tenetevi aggiornati che uscirà qualcosa nelle prossime settimane, inizieremo a registrarlo in questi giorni. Inoltre ci stanno anche altre sorprese, altri video che abbiamo in mente io e Marco, che finalmente possiamo iniziare a fare, e ci vorrà un po' di lavorazione, però spero che siano cose che vi possano piacere. Inoltre, per quanto riguarda la situazione delle live, vogliamo spostare questo tipo di contenuto solamente su Twitch, anche perché, soprattutto per motivi tecnici, streamando su due piattaforme contemporaneamente non ci permette un'interazione rapida e quasi in tempo reale con gli utenti che ci scrivono in chat, cosa che molte persone si sono anche lamentate. Addirittura i messaggi ci arrivano dopo 10 secondi di ritardo. Questo è dovuto sia da Restream, che utilizziamo per streamare su due piattaforme, sia dai nostri mezzi, che sì, abbiamo connessioni decenti, ma secondo noi non sono abbastanza potenti da streamare in due piattaforme contemporaneamente a qualità alta, e quindi ci restringeremo questo tipo di contenuto solo su Twitch. Quindi iniziate a seguirci sul nostro canale, che vi scrivo qui sopra così potete vederlo, mentre su YouTube continueremo a portare magari qualche videogioco, ma non sotto forma di live, ma sotto forma di gameplay. Magari qualcosa di interessante ne esce fuori, ma questo sta a me e a Marco pensarlo come renderlo più fruibile. Se avete dei consigli, magari qualche videogioco che volete vedere in live, qualche chicca che volete condividere con noi, ragazzi, sul nostro canale Twitch abbiamo una suggestion box.
dove potete scriverci tutti i consigli che volete, che siano consigli su videogiochi, consigli a livello tecnico, sono tutti quanti ben accetti. A noi fa ben felici di leggerli e di migliorarci. Inoltre ci sarà anche qualche sorpresina interessante, ma io e Marco ci stiamo ancora lavorando, non vogliamo ancora darvi dettagli su questa cosa perché deve essere una bella sorpresina, ma ne vedete delle belle, non vi preoccupate. Detto questo, cari pixelini, io vi ringrazio per la fiducia che ci state dando in questi ultimi giorni, per il mi piace, per i commenti, per le iscrizioni che stanno arrivando, ci fa tantissimo piacere. Io vi invito ancora una volta a iscrivervi al nostro canale Twitch per rimanere aggiornato sulle live, perché magari da un giorno all'altro potete vedere scomparire live sul nostro canale YouTube, almeno siete già iscritti e vedete che vi arriva la notifica. Inoltre, se ci dovesse essere qualche problema dove magari qualche live verrà saltata, ma in questi due giorni ultimamente io ho saltato due live perché ho avuto dei problemi che non riguardano niente con il canale, però dei problemi personali che si sono risolti fortunatamente, noi li scriveremo sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove potete rimanere sempre aggiornati sulle cose che facciamo. Quindi iscrivetevi anche là se volete, seguiteci sui nostri social. Detto questo, per concludere veramente, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi e buonanotte.